R101, buongiorno. Il film che avete visto e che vi siete detti: ma perché sono andato a vederlo? Ma che è sta roba qua? E non qui... potevo stare a casa? Avrei fatto meglio. E qui gusti personali, veramente. Ci sono tanti amici che ci segnalano cose sulle quali non siamo d'accordo. Castaway, uno dei film più lunghi della storia. E invece poi ci sono una serie di amici che ci scrivono anche delle cose che, insomma, abbiamo voglia di approfondire, perché sì, non è che abbiamo visto tutti quanti i film che ci indicate, certo, 347 certo. 80 90 101. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Marco dalla bella Napoli ci racconta di una sua avventura, di quei soldi spesi per vedere un film. Che è successo? Sì, in realtà ho visto un film che... Sì, non so se qualcuno se lo ricorda, spero di no. Happy Feet? Happy Feet sarebbe Mambo, il ballerino, il pinguino ballerino. Ah, imperdibile. Imperdibile. Cosa diavolo è Mambo, il pinguino ballerino? Quindi qualcuno non l'ha visto, quindi mi auguro di questo, che sia qualcuno che se l'è scansata. Ti auguri che sia la maggioranza. Scusa, parlane bene, così magari qualcun altro che decide... Può incappare in questo buco, in questo fosso, diciamo così. Porca miseria, ma di cosa narra? Ma cos'è, un film per bambini? Sì, dovrebbe essere un film per bambini. Ma perché dovrebbe essere? Che in realtà lo mandarono in televisione, fortunatamente ho risparmiato i soldi del cinema. Almeno quello, vedi, questo è già buono. Però era una sera che stavo io solo con la ragazza in casa, visto che a me piacciono molto i film, questi qua di animazione, che ce ne sono famosissimi, che sono veramente bellissimi, di cui ho detto, va, ci mettiamoci in questo qua, intanto lo mandano per televisione, e quindi ce lo siamo visti. Certo. Sul divano, tra una volta ho dormito io, una volta ho dormito lei. Una volta ci siamo, diciamo, svegliati a vicenda, continuiamo a vedere questo film. Ma strano, perché insomma, cosa ti ha colpito in negativo? Perché Mambo, il pinguino ballerino, ci saranno state anche delle canzoncine, dei motivetti, dei balletti. Certo, adesso dico un poco. In realtà questo Mambo, c'è la storia di questo pinguino, lui, perché non so per quale motivo, tutti i pinguini sanno cantare. Famosa, dove questo qua, in questo polo, stanno tutti quanti cantare, e questo Mambo invece sa ballare. E che è nato così per una serie di fatti nati in questo modo. Parla il tip tap. Questo tip tap che diventa una cosa veramente assurda. Cioè, c'è tutto un film di tip tap. Ha visto anche voi. Ecco, grazie Marco. Scusa, che film era? Perché non ho capito. Mambo, prendi sonno presto. Eccolo. Grazie Marco. Scusate, che c'è? Hai sbagliato. Non era un pinguino, era una suora. Ciao Marco. R101. Marco. Sì, pronto. Sì, vai al cinema. Ciao. Ciao.